L'edizione 2015 di Napoli Comic Con, il Salone Internazionale del Fumetto, tanto atteso dal pubblico di appassionati, apre i battenti oggi nei padiglioni della Mostra d'Oltremare e ci resterà fino al 3 maggio. L'inaugurazione ieri sera al Palazzo delle Arti di Napoli, negli spazi che dall'11 aprile ospitano la mostra Le Stanze del Desiderio del maestro veronese Milo Manara, il celebre fumettista noto per il fascino sensuale delle sue tavole e protagonista della nuova edizione del festival nelle vesti di Magister, una sorta di presidente culturale che ha realizzato il manifesto del salone e da cui è dedicata la mostra principale. L'emozione è quella di avere un'accoglienza così a cui non sono per nulla né preparato né abituato. Noi disegnatori siamo gente piuttosto nascosta, diciamo, non siamo conosciuti per fortuna in faccia. Ma vedo che invece i miei disegni hanno colpito la fantasia di molte persone e questa è diciamo che sono traboccante di gratitudine per questa accoglienza che ti fa pensare di non avere completamente buttato via la vita. I ragazzi di adesso sono già molto consapevoli, fanno delle cose straordinarie sia sul piano dei temi, diciamo, degli argomenti che trattano, sia sul piano del disegno, sono cose davvero straordinario e sorprendente, ecco. Quindi il fumetto è vivissimo e chi non lo conosce non sa cosa si perde molto, davvero, si perde molto della cultura contemporanea, non solo italiana, ma anche in particolare italiana, direi. Nelle sale del PAN, che fino al 30 maggio ospitano circa 120 opere di Manara, tra illustrazioni, tele e tavole originali, è intervenuto anche il sindaco Luigi De Magistris. Quest'anno è ancora più ricco, pieno di creatività, di qualità, messaggi molto diversi e articolati, credo ce n'è per tutte le generazioni, non solo per i giovanissimi, poi anche qui, no, c'è la storia un pochino che va indietro anche negli anni, quindi è molto bello vedere messaggi attualissimi con messaggi che hanno rappresentato negli anni 60 e 70 e negli anni 80 la storia del nostro paese.